L'Accademia Italiana della Cucina è una nobile istituzione nata nel 1953 per iniziativa del giornalista, scrittore Orio Vergani. L'Accademia difende la cultura gastronomica, espressione dei tanti territori, una cultura che origina dalle tradizioni e si evolve nell'innovazione. Nella sala giunta della provincia di Chieti, l'Accademia della Cucina ha presentato una delle iniziative simbolo, la cena ecumenica regionale, che in Abruzzo si svolgerà il 21 febbraio. Ce ne parla il coordinatore territoriale regionale Giovanni Maria Damario. L'Accademia Italiana della Cucina ogni anno organizza una cena ecumenica mondiale nella quale viene fissato un tema dal centro studi di Milano e in quello stesso giorno, di solito il terzo giovedì di ottobre, in tutto il mondo celebreremo quell'argomento culinario. Quindi noi, prendendo spunto da questo, abbiamo voluto in Abruzzo inventarci, passatemi il termine un non proprio bellissimo, questa cena ecumenica regionale per un duplice scopo. Prima, dare importanza ad un prodotto di eccellenza. Quest'anno è stato lo zafferano, l'anno scorso per esempio è stato il Montepulciano, sia per dare quindi consistenza ad un prodotto di eccellenza e sia per coordinarci sempre meglio fra di noi e quindi rendere l'Accademia nel coordinamento abruzzese sempre più coesa. È aperta a tutti o soltanto riservata ai soci dell'Accademia? Certamente no, anche nelle nostre conviviali normali durante l'anno noi ci raccomandiamo sempre di portare anche degli invitati con lo scopo di far conoscere l'Accademia. Noi in tutto il mondo siamo ben 7500, quindi è una grande realtà, anche perché l'Accademia dal 2003 è una istituzione culturale della Repubblica Italiana, quindi è una grossa valenza.